Bloccato e sequestrato ad Ancona un carico di strumenti e dispositivi per la ventilazione meccanica dei pazienti con patologie respiratorie su un auto articolato in coda per imbarcarsi su un traghetto diretto in Grecia dopo aver superato i controlli di sicurezza per l'accesso in porto. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Ancona in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e Monopoli nell'ambito di uno specifico piano di controlli finalizzato al rispetto dell'ordinanza della Protezione Civile che vieta alle imprese di cedere all'estero determinati dispositivi medici nell'ambito dell'emergenza coronavirus. Sono stati sequestrati 1.840 circuiti respiratori, tra cui tubi, palloni, valvole e maschere respiratorie da utilizzare per i pazienti in condizioni critiche. I dispositivi sequestrati saranno consegnati alla Protezione Civile per gli aiuti ai presidi ospedalieri italiani. Il sequestro dei circuiti respiratori effettuato dai finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Ancona e dai funzionari doganali è particolarmente significativo, in quanto si tratta di componenti essenziali per il funzionamento dei ventilatori utilizzati in terapia intensiva. L'attività di indagine è scaturita da un apposito piano di controlli finalizzato al rispetto dell'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile che vieta la cessione all'estero di questo tipo di dispositivi medici. Denunciato il rappresentante della società italiana con sede nel Milanese che ha tentato la vendita ad una società greca.